Buonasera amici, buonasera triatleti, bentornati, benvenuti alla puntata numero 170 di Passione Triathlon. Finalmente si riprende. Insomma, è stato un agosto bellissimo per me, ho passato dei giorni splendidi con la mia famiglia. Adesso, grazie all'ospite che conoscete e sapete già di chi stiamo parlando, insomma, è lui il colpevole degli ultimi giorni fantastici che ho passato con mia moglie in un luogo incantevole di cui tra poco vi parleremo insieme con lui, ovviamente perché è la sua terra, e non vedevo l'ora comunque di ripartire. Per questo mese di settembre abbiamo deciso di fare una sola intervista alla settimana perché è un mese di settembre veramente molto pieno di eventi importanti da raccontare, in cui sarò anche presente per raccontarli come speaker, e questo mi fa molto piacere perché amo profondamente, come sapete, il mio lavoro e perché questo vuol dire che comunque i nostri eventi stanno riprendendo il triathlon, nonostante questo periodo di difficoltà tiene duro e anzi sta riprendendo tutto con tutta la sua forza. Abbiamo raccontato di eventi eccezionali nelle ultime settimane a livello internazionale in particolare e anzi, sin d'ora e poi lo rifaremo anche con Pietro, il nostro ospite, insomma. Ricordiamo anche le emozioni che abbiamo vissuto anche grazie ai nostri splendidi paratriatleti a Tokyo nel fine settimana. E comunque abbiamo deciso di riprendere proprio il primo di settembre, inizio di settembre, anzi no, scusate, oggi è il 2 di settembre, io sono, no, è l'1, sono un po' sfasato con i numeri, come al solito comunque. Alle 7, 2 minuti ci siamo, io non perdo altro tempo perché faccio un'altra piccola premessa in realtà. Questa sera è una puntata che vi godrete veramente in una maniera unica. Perché? Perché Pietro mio, lui mi chiama Dario mio, io lo chiamo Pietro mio, è una persona, definirla adorabile è poco, insomma, con un cuore grande, davvero più grande della Sicilia. Io ho scritto grande come la sua terra. Che ha tanti aneddoti, tante cose belle da raccontare e in ogni storia viene fuori tutto il suo amore profondo per lo sport e per la vita. Quindi godetevi questa nostra chiacchierata, godetevi il nostro Pietro Rallo. Eccolo qui con noi. Benvenuto Pietro, ciao! Buonasera, ciao, ciao Dario, ciao a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento, ciao. Allora, wow. Devo dire una cosa, io vorrei essere lì ancora con te, in effetti, questo. Ah, Pietro, scusami, c'è un leggero ritorno, forse c'è qualche Sì, acceso in qualcosa. adesso abbiamo Perfetto. provato ad abbassare, sì, adesso arriva, tutto Ok, bene? perfetto. E dicevo che io vorrei tanto, io e Francesco vorremmo tanto ancora essere lì con te, perché insomma, lo diciamo subito, abbiamo potuto passare, grazie a Pietro, una fa settimana fantastica in una terra meravigliosa, la terra di Sicilia. Con base Marsala, poi noi ci abbiamo messo le nostre, io e Francesca abbiamo fatto dei giri meravigliosi, abbiamo avuto l'opportunità poi nel fine settimana anche di vivere le emozioni bellissime del triathlon di Mazara del Vallo, saluto anche gli amici del triathlon Mazara che sono stati Certo, eccezionali. E li salutiamo, certo. quindi Pietro, volevo cominciare un po' così, con un saluto dalla tua magica Sicilia, insomma, da questo posto Allora, meraviglioso che è grazie, così grazie, grazie. accogliente. È un posto davvero incantevole, un posto che comunque penso che tu non sia il solo a desiderare di essere qui in questo momento, perché chiunque è venuto a trovarmi, chiunque insomma è passato da casa mia e comunque dalla Sicilia o per motivi legati diciamo ad altro, ma sempre che orbitano nel mondo del triathlon o per le gare che poi magari sono trattenuti e intrattenuti in qualche maniera con me, hanno avuto modo veramente di apprezzarla e di amarla. E da lì poi sono nate, diciamo così, si sono innescate delle bellissime amicizie, delle bellissime storie che ancora tuttora vanno avanti. Quindi non sei il solo Dario, ti capisco, io sono ben felice di stare qui. In questo momento Insomma, sono a Trapani, ok. devo dire, sono a Trapani, non sono a Marsala. No, poi tra l'altro, io con Pietro ci conosciamo da diversi anni e anche se Sì, non una decina avevamo d'anni. mai avuto la possibilità di frequentarci così come abbiamo fatto in questi ultimi giorni, c'è stata comunque la possibilità di riconoscersi a pelle. Insomma, c'è la possibilità. Quando trovi una persona con cui hai feeling, capita, no? Non c'è bisogno di stare chissà quanto tempo insieme, si capisce che tipo di persona hai davanti No, e si lei entra in capisce speciale empatia.
Certo, esatto. C'entra una specie di empatia, quella l'abbiamo, ce la siamo riconosciuti a vicenda, insomma, e da lì, comunque, è circa 10 anni che noi sempre in maniera molto veloce, perché tutto sempre tu facevi speakeraggi e quindi eri alquanto impegnato, non ti potevi, voglio dire, sottrarre a quello che è il tuo lavoro, voglio dire, a quello che poi alla fine ci ha uniti, perché il tuo lavoro poi certo. ci ha fatto conoscere e adesso riconoscere. E quindi, ma la cosa sì, bella questi, che questa veniva... settimana... Sì, e in questa settimana diciamo, la cosa bella che poi è successa è che ci siamo ritrovati a parlare di un sacco di persone, di amici, di conoscenti comuni e Pietro, e io insomma dal 95 vivo, sapete, questo mondo e quindi insomma di persone ne ho conosciute e ne conosco, ma Pietro ne conosce altrettante, nel senso che veramente da casa sua, dalla sua Sicilia, ha avuto a che fare comunque poi anche in tutto il resto d'Italia e non solo, con una marea di atleti, proprio Pietro perché sei una persona assolutamente aperta ed accogliente e capace di veicolare e di creare anche cose particolari e innovative e assolutamente importanti come è stato poi Trapani Man, di cui poi andremo a parlare ovviamente. Questo te lo prendi, te lo porti a casa, perché così è. Questa è oggi Grazie, è la prima serata in tuo onore, lo sai anche. Grazie anche Dario, è un bellissimo riconoscimento questo, io lo sto apprezzando tantissimo. Io non sono una persona che chiede mai assolutamente nulla, niente, non ho mai chiesto nulla. Quello che ho fatto nella mia vita l'ho fatto perché ho sempre sentito di farlo, e sempre perché, diciamo, trascinato sicuramente da questa grandissima voglia di fare, ma non per mettermi in mostra, di quello non mi è mai importato, poi quello è un fatto conseguenziale, l'ho fatto perché quello che faccio lo faccio per amore e per passione. Io nasco con lo sport, sono proprio vivo di sport, ho sempre vissuto di sport, ho iniziato da giovane con l'atletica leggera, ho portato avanti questo discorso che pensavo che alla fine non si chiudesse mai, sto parlando di atletica leggera, però poi alla fine problemi, tendini e infortuni ti portano a finire, però se è successo questo è perché c'era un motivo, quindi se ho smesso con l'atletica, ho iniziato col triathlon, c'è un motivo, e il motivo è quello per cui oggi noi ci ritroviamo qui a parlare di sport comunque sia, certo. Quindi insomma va bene, l'ho sempre fatto tipo per amore. Noi vogliamo assolutamente che ci racconti per bene tutto quanto, sai, io poi mi diverto un sacco, soprattutto in questo momento, a tornare indietro con la macchina del tempo. Poi tra l'altro sì. Davvero per me sei come un fratellone, perché sei nato poi tra l'altro lo stesso anno di mio fratello e quindi c'è quel rapporto lì, diciamo così. Io vorrei che ci raccontassi, che raccontassi anche ai tanti amici che ci stanno seguendo, come è iniziato l'avventura nello sport di Pietro, ma ancora prima, come sono iniziati i primi passi, quali sono state le prime attività motorie, d'accordo. Che hai fatto quando eri proprio bambino, insomma, come hai scoperto questo mondo? L'ho scoperto perché io già all'età di 7 anni frequentavo gli scout, ho iniziato con i okay. lupetti, da lì voglio dire i primi giochi è normale, cioè l'associazionismo secondo me era un motore, un volano incredibile per trovare anche intanto per crescere e per fare, insomma, cominciare a scoprire i veri valori della vita e cominciare a capire anche come funzionano le regole della vita. Però da lì è normale nello scoutismo l'attività motoria, quindi i famosi giochi scout mi portavano a essere sempre avanti rispetto agli altri, ero sempre quello che vinceva sempre tutto. Addirittura noi facevamo le Olimpiadi all'interno del gruppo scout, le nostre Olimpiadi, dove facevamo tutti gli sport, io primeggiavo. Quindi non voglio dilungarmi tanto, però diciamo così, è iniziato in questa maniera. Da lì e poi allora esistevano i giochi della gioventù, sa benissimo che i giochi della gioventù insomma hanno fatto sì che moltissimi campioni poi nell'atletica leggera, ma anche negli altri sport, venissero fuori. Con la scuola i miei insegnanti di educazione fisica hanno individuato in me insomma delle qualità importanti, avevo dei piedi reattivissimi e velocità, Pietro proviamo i 60 metri, campione comunale sui 60, campione provinciale sui 60, campione regionale sui 60, e da lì i vari step, i primi step sono stati legati assolutamente alla scuola, all'attività scolastica, stop. A 13 anni ho iniziato invece a fare atletica leggera,
13 anni, 14 anni, fino alla 15 anni, 16, 17, con l'associazione Agri Marsala, che è un'associazione capeggiata da un signore che mi piace nominarlo perché è un grande, perché tuttora per fortuna è ancora tra di noi e continua ad allenare nonostante i suoi 83 anni. Abbiamo iniziato con la multidisciplina, quindi prove multiple, pentathlon, quindi facevo tutto, dalla velocità al salto in alto, dalla velocità ai 1000 metri. E anche lì, insomma, andavo veramente forte, cioè viaggiavo cronometricamente, insomma, i tempi la dicevano davvero lunga. E niente, mi hanno individuato in me quindi queste qualità. Da lì i primi risultati tecnici importanti, 9-1 sugli 80, 37 sui 300, 1,30 sui 600, wow. 3,30 sui 1200, 6,50 di lungo, sto parlando da cadetto. E da lì poi le prove multiple da allievo, 7,11 di lungo, 1,90 d'alto, 2,51 sui 1000, 10,8 da allievo sui 100. Da lì poi categoria juniors, sono arrivato fino a 10,5, quinto in Italia nel rank. Wow. Sono stato al limite per entrare nel giro della nazionale, ma il salto di qualità effettivamente non l'ho mai fatto. Mi sono specializzato nella velocità, l'ho portato avanti fino ai 28 anni, bazzicavo sempre su quei tempi, da 10,5 sempre sotto gli 11 comunque, e non era facile, Dario, perché comunque... sono prestazioni, allora erano prestazioni importanti, parliamo adesso di 30 anni fa, ma questo discorso l'ho portato fino al 96. Finito di gara nell'atletica. Un secondo, ma questa foto allora? Perché tu me ne hai mandato un po', ma io sono andato a cercare le altre. Questa foto sì, questa foto è una giornata. Dietro, guardate che bello. Sì, questa foto bellissima. Io avevo vinto i campionati italiani cadetti ACLI, campionati italiani ACLI cadetti, e avevo realizzato 9-1 sugli 80 metri. Questa è una foto bellissima, mamma mia, cosa sei andata a trovare, a pescare, incredibile, incredibile. Sì, qualcosa è rimasto forse. Però allora a questo punto mi piace andare ancora un pochettino più indietro, perché guarda un po' cosa che ti ho trovato qua. Oddio, agli scout! Ecco, scout, quindi. Esattamente, lì ero scout, lì siamo, credo, nel 1976-77, non ho più di 8 anni lì. Sì, non ho più di 8 anni, sì, questo è il famoso atrio che avevamo dentro il convento dove facevamo scoutismo. E lì praticamente lo vedi, questo spiazzale, questi erano i posti dove io stavo dalla mattina alla sera a giocare. E si giocava in tutti i modi, in tutte le maniere, ed era bellissimo, bellissimo. Com'era lo sport adesso, purtroppo... anche in famiglia? Perché mio padre aveva dei trascorsi da velocista, era stato vicecampione regionale nel 54, quindi mio padre era un bel velocista, ma anche mio nonno un pioniere, era un bel poi atleta. Anche, perché voglio dire... un pioniere dello sport, nel senso che agli anni 50, sì, certo che c'era già un'attività sportiva di un certo tipo. Allora c'erano i campionati studenteschi, normale, Dario. Diciamo, no? Allora esistevano i campionati studenteschi, poi diventati in seguito giochi della gioventù, però inizialmente si chiamavano campionati studenteschi. E lui era un grandissimo calciatore, una bellissima ala destra, giocava veramente bene al calcio, però siccome aveva queste grandi doti da velocista, si metteva in evidenza, lui vinceva i campionati studenteschi, vinceva le fasi comunali e quelle provinciali, e arrivò terzo ai campionati regionali studenteschi del 53 a Messina. Questa cosa mio padre me la portava sempre, me la ricordava sempre, quindi io un po' sono stato il suo orgoglio, ecco. Il mio primo tifoso, il mio primo scopritore, insomma, con mio padre eravamo pappa e ciccia, ecco, sempre insieme. Ci hai parlato tanto dell'atletica, è uno sport talmente bello e affascinante che staremo a parlare insieme per ore, insomma. Poi magari, tra un attimo arriviamo anche a quello che è successo nel mese di luglio a Tokyo, con delle emozioni incredibili. Vorrei però, prima che ci spiegassi meglio, ce l'hai fatto capire, vorrei che ci ridicessi ancora bene, che cosa ha rappresentato per te, che cosa rappresenta per te l'atletica e la velocità? Perché Pietro Rallo ha scelto di vivere questo sport in maniera così intensa?
Ma non lo so, Dario, le vere motivazioni forse non riesco. Io ho bisogno, cioè, come persona, evidentemente, ho questa necessità sempre di trovare sfogo. Sono stato sempre uno, da noi si dice, frettoloso, cioè devo vivere tutto con grande intensità. Evidentemente queste cose già le avevo da ragazzino e trovavo sfogo nella velocità. Non lo so, poi ripeto, i miei genitori mi hanno spinto tantissimo, mio padre mi ha fatto da apripista in un certo modo e poi mi sono scoperto veloce. Però la velocità è una cosa che o ce l'hai o non ce l'hai, Dario, non è una cosa che nel tempo la acquisisci, o ce l'hai o non ce l'hai. Io evidentemente un po' geneticamente e poi allenandomi l'ho migliorata, ma questa cosa l'avevo dentro di me. Ma anche adesso io sono veloce in tutto quello che faccio, quasi in tutto quello che faccio, che devo bruciare tutto e consumare tutto con la velocità della luce. Infatti le persone che stanno attorno a me mi dicono: Pietro, piano, calma, non avere fretta, ma è una cosa che è evidentemente fa parte del mio essere. Sono nato velocista e morirò velocista pure adesso facendo attività di endurance, che non c'entra assolutamente niente con quello che io sono, geneticamente parlando. Certo. Allora spiegaci un pochettino, perché ti sei ritrovato, cioè, ci Cosa è hai detto prima, a successo? 28 anni Cosa è che hai successo? scelto di appendere le scarpette al chiodo. Innanzitutto il motivo, ce l'hai già detto, ci spieghi un pochettino anche come hai vissuto questa Troppi scelta, che infortuni, dai, immagino sia esatto. stata dura Allora, io comunque. pensavo di non ho... Allora, io pensavo di, insomma, di non finire mai con l'atletica leggera, in realtà. Pensavo di continuare all'infinito. Effettivamente non è così. Poi gli allenamenti e il logorio che hai ti presentano il conto e non c'è niente da fare. Tendini d'Achille andati, ho dovuto operare un tendine d'Achille di recente, ma era già andato tanti anni fa. Quindi ho detto, come amo stare bene con me stesso e poi amo tenere un filo conduttore con quello che io sono. Io sono sport, cioè sono nato con lo sport, io vivo di sport, non potevo tradire me stesso. Quindi ho dovuto, canalizzare le mie energie in un'altra attività. Se non era con la velocità, devi lavorare sulla pista, scaricare potenze intensissime. Con le attività di endurance questo lo fai di meno. Ci sarà un logorio sicuramente a livello articolare importante, ma se ti gestisci bene, tra nuoto, bici, corsa, voglio dire, un giorno nuoti, un giorno pedali, un giorno corri, poi un giorno nuoti, un giorno corri, un giorno pedali, i tempi di recupero li hai. Con la velocità era quello, cioè dovevo ogni giorno andare in pista a fare velocità, le salite andavano fatte, il lavoro con i pesi andava fatto, cioè non avevo più, Dario, onestamente ero arrivato un po' al capolinea perché comunque sia i miei risultati li avevo fatti. E fai delle scelte pure importanti perché a un certo punto, se decidi di fare il salto di qualità, ci sono mezzi legali e mezzi illegali, mezzi leciti e vie illecite. Io ho scelto sempre di essere una persona pulita. Sapevo di non poter fare 10 netti sui 100 metri, quindi ho detto: Sai che c'è, Pietro? Ma continuiamo a fare sport, ma guardiamoci attorno, vediamo cosa c'è. E da lì, insomma, ho conosciuto, mi hanno proposto degli amici di fare una gara di triathlon. Allora, ci arriviamo tra un attimo, ci arriviamo tra un attimo, D'accordo. perché prima ti voglio che ci racconti come ce le siamo già raccontate di persona anche Sì. le emozioni che hai provato. Insomma, proviamo a descrivere quello che è venuto fuori quando abbiamo visto davanti alla televisione quello che ha fatto Jacobs prima e poi la staffetta poi, Mamma mia, mamma perché mia, a mamma mia. ripensarci ci rimettiamo a piangere tutti e due, lo so. No, davvero, Come ci senti? ma davvero, ho pianto per giorni, emozioni troppo belle, troppo intense, ma ti assicuro, guarda, tu adesso non lo stai vedendo, con me c'è la mia compagna, io avevo fatto un pronostico, ti giuro, Dario, io questa cosa l'avevo intercettato nell'aria che c'era un momento particolare, avevo capito che Jacobs era davvero superiore, un po' di qualcosa, ma superiore agli altri, c'era tutta una situazione assolutamente favorevole a lui, e poi era determinato, aveva fatto i giusti passi per arrivare alle Olimpiadi nei giusti modi. Questo risultato ho detto a Carla, la mia compagna, ho detto: Sai che c'è, secondo me lui riuscirà a correre in 9,81 e potrà anche vincere. Questo glielo ho detto 10 minuti prima che succedesse questa cosa. Guarda, non ti sto. Da ex velocista tu certe cose le percepisci anche meglio rispetto ad altri.
da intenditore di atletica, tu hai vissuto quel mondo 20 anni, ti accorgi di determinate sfumature e tutto ciò si è verificato. Lui è andato sui blocchi, ha vinto alla grande, poi c'è stato quell'incontro con Tamberi, fantastico, c'è ancora quindi un'esplosione di gioia, di emozioni. E io pianto a dirotto perché una cosa del genere non si era mai verificata. Mi sono ritenuto davvero fortunato di aver vissuto nella mia vita un momento intenso come questo. Guarda, l'ultimo momento così intenso è stato, ricorda, la vittoria di Mennea a Mosca nell'80. Io avevo 12 Beh. anni, mi ricordo ero scout ed ero al campo estivo a Lorica, non ho potuto vedere la gara, l'ha vista mio papà, e poi questa gara l'abbiamo vista ovviamente milioni di volte e non ti finisce mai di emozionare, ma viverla con quell'intensità, in quella maniera. Con quel risultato tecnico che era già un pochettino nell'aria, perché lui già in finale aveva corso il 9,84 o 9,83, stabilendo il record. Davvero. E poi quello che è venuto poi a seguire con la staffetta 4%, dove Tortu ha fatto un capolavoro, perché Filippo, secondo me, ha fatto qualcosa di eccezionale. Che Jacobs, secondo me, la staffetta non l'ha corsa così bene per come ha corso la finale sui 100. E Così, se devo comunque, buttarla ecco, lì. se continuiamo a parlarne ancora un po', ricominciamo a piangere tutte e due, quindi No, 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 ci è fermiamo stato qua, ci fermiamo. bellissimo, Io. veramente una gioia Ma davvero, incredibile. e secondo me tutti i velocisti d'Italia, guarda, io ho una chat con tantissimi amici, ex velocisti o anche amici che hanno orbitato, hanno vissuto con me 20 anni di atletica leggera, perché io sono stato, ho fatto parte del gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, e lì ho contratto ancora altre amicizie, e da lì non ci siamo mai separati. Per fortuna, con l'avvento di internet e WhatsApp, abbiamo fatto questo gruppo. E devi immaginare che, grazie a me, Dario, io sono un po' un anello di congiunzione di tante cose. Grazie a me, ci siamo ricompattati. Abbiamo fatto questo gruppo. E ogni anno, Dario, a novembre, ci vediamo a Brescia, in provincia di Brescia, a casa del nostro amico giavellottista. Ok? E facciamo festa ogni anno da Bello. 10 anni. È una figata incredibile, siamo tutti insieme, ci divertiamo, ritorniamo a essere di nuovo ragazzini a parlare le stesse cose. Grandi momenti, grande intensità, grande Ascolta, a voglia di proposito vivere. ancora dell'atletica e di questo mondo che hai vissuto così intensamente, ci racconti anche dei tuoi miti, di quelli che magari hai anche incontrato? Io so che hai corso anche con dei campioni incredibili. E quindi raccontaci un po' Assolutamente sì. anche questo aspetto Ass così particolare. assolutamente sì. Pur non essendo un atleta di punta, succedeva che nei meeting internazionali talvolta gli organizzatori, e ti parlo del Palio della Quercia, per esempio, che è stato ieri. Io l'ho fatto il Palio della Quercia di Rovereta, ok? Il Palio della Quercia, Formia, Golden Gala, Sestriere. Succedeva che talvolta non avevano gli atleti per coprire tutte le corsie. Quindi loro, o meglio, non avevano la forza economica di avere tanti atleti importanti per coprire tutte le corsie. Quindi cosa succedeva? Che noi atleti, se non di primissimo livello a livello nazionale, ma a seguire, venivamo chiamati per occupare le corsie. Quindi ti trovavi, io riuscivo a correre sotto gli 11 abbondantemente sempre, ti trovavi a fianco Calvin Smith, che aveva stabilito il mondiale 15 giorni prima, ti trovavi a fianco Ben Johnson. Ho gareggiato 2 volte con Mennea, io ero piccolissimo a scuola, ricordo sui quaderni, avevo Mennea che vinceva nel 74 i campionati europei, ok? Io mi sono ritrovato nell'88 2 volte a Marsala e a Chieti a gareggiare con Mennea, una cosa incredibile. Erano tempi un po' particolari perché Mennea già ti impediva pure di salutarlo perché non c'era adesso la comunicazione, adesso ci ha avvicinati un po' tutti. Allora, veramente, avevi un timore reverenziale. Nei confronti di questi grandissimi miti. E se riuscivi, facevo una fotografia con lui. Hai visto delle fotografie a casa mia? Hai avuto modo di. Sono riuscito a fare qualche foto, ma non c'era questa facilità di approccio. Però mi sono trovato in situazioni incredibili a gareggiare con atleti grossissimi. Tu ti senti piccolissimo, però vivi un momento che non dimenticherai mai più. Quindi questa cosa ancora me la porto dentro e ne parlo con grande entusiasmo, ma si sente. E allora, andiamo alla scoperta del triathlon, perché noi vogliamo assolutamente capire come succede che un velocista diventi un atleta di endurance, questa è una roba particolare, insomma. Esatto.
Allora, dunque, intanto c'è un passaggio. Io ho smesso di correre, di fare atletica vincendo i campionati italiani militari nel 97, perché insomma, in tante cose che ho fatto nella mia vita c'è una parentesi importante di circa, che dura circa 15 anni dall'inizio alla fine, con vari momenti, insomma, di vari stop, che mi ha visto ufficiale nell'esercito italiano. Quindi io ho avuto la Ok. possibilità di fare i campionati italiani militari e nel 97 ho vinto. Allora mi ricordo, appena sotto gli 11 ho vinto campionati italiani militari a Catania. Chiudo parentesi nel 97, finisco di fare atletica completamente, proprio da un giorno all'altro. Ho preso le scarpe che tu hai visto che sono sull'albero attaccate, sono rimaste lì. Fantastico. Ok. E fine 97 decido di cominciare a fare attività di endurance. Come? Compro una bicicletta da corsa e comincio a pedalare, un mondo completamente nuovo rispetto a quello che io vivevo, che ho vissuto nell'atletica leggera. Ciononostante, comincio a uscire con i gruppi, comincio a conoscere gente che faceva ciclismo. In tutto questo, che poi mi porterà a fare parecchie Nove Colli, campionati di gran fondo regionali, qualificandomi, classificandomi non sicuramente tra i primi posti, riuscendo a portare a termine le competizioni, ma sicuramente non primeggiando così. Mi ricordo mio padre mi rimproverava in continuazione perché lui era abituato a venire a vedermi e a vincere. E un Ok. giorno mi disse: "Senti, io non vengo più alle gare, non vengo più alle gare perché praticamente tu non sei all'altezza della situazione. Figlio mio, cambia." Dicevo: "Papà, ma io l'importante è che faccio sport, io ho bisogno di fare sport e non posso più fare velocità, quindi tu ti prego, vieni con me, seguimi, accompagni perché io ho bisogno di te." E lui, insomma, comunque era sempre presente, ma me lo faceva un attimino per stuzzicarmi, per prendermi un po' in giro. Questa parentesi dura dal 98 al 2002. Nel 2002, l'antesignano del triathlon qui a Trapani, che è il professor Vona, col Salutiamo quale, che tutti i tu conosci Coneo. benissimo, esattamente, che conoscevo da sempre perché io facevo l'atleta, ma lui era giudice cronometrista. Quindi tutte le gare che io facevo da atletica leggera in provincia di Trapani, lui era uno dei cronometristi ufficiali, oltre che essere allenatore dell'atletica Trapani, insomma, ha avuto tanti atleti, ha fatto tante cose. Quindi mi ha detto: "Pietro, sai che c'è? Siamo nel 2002, c'è una gara, c'è un triathlon, uno sprint." Io già sapevo di che cosa parlavamo perché mi sono sempre documentato, non è che ero proprio uno sprovveduto, conoscevo le distanze, queste cose le conoscevo, però onestamente non avevo pensato di cominciare a fare triathlon. Fai, cioè, sai che c'è a Torretta Granitola, vicino a Mazara del Vallo, c'è una gara di triathlon, vuoi venire a fare? Io ero 5 anni, che non 4 anni che non correvo più, ma non correvo più, nuotavo perché mi piaceva andare al mare, quindi nuotavo e pedalavo. Ho detto: "Sai che c'è? Ok, ci sono." Vado a questa gara, partecipo, finisco la gara, morto della serie, non voglio più sapere nulla. Ci sono fo fotografie che parlano ancora della mia faccia, sconvolto. Però finisco la gara, arrivo secondo di categoria e questa cosa, insomma, mi ha un po' dato tono a quello che avevo fatto. Ma cos'è stata, Ho detto: "Io." scusaci, nelle tre discipline quali sono state, come sono andate le cose? Spiegaci un pochettino meglio, cioè quando sei sceso dalla bici e poi ti sei messo a correre, Allora, com'è noi stato? intanto, no, Dario, noi intanto bellissimo perché esco dall'acqua, tu sai benissimo che, cioè, quando nuoti, la nostra circolazione è in orizzontale, no? Certo. Non abituandoti a fare i passaggi, i combo, giusto? Quando esci dall'acqua, se non sei abituato e vai in verticale, il sangue deve andare verso l'alto, giusto? Quindi hai degli sbandamenti notevoli perché comunque il sangue sicuramente non è né al cuore né al cervello, è lontano dal cuore e dal cervello. Quindi sono uscito dall'acqua che non capivo neanche dove mi trovavo assolutamente. Quindi ho dovuto cercare di concentrarmi per andare a individuare la zona cambio, la bici. Ho fatto una pressione di nuoto schifosa tra gli ultimi. In bicicletta mi sono difeso perché erano 4 anni che pedalavo, ma comunque mi ero staccato dai gruppi e sono rimasto da solo. Quando sono sceso, però, qualcosa mi era rimasto nella corsa ancora, era abbastanza leggero. Ricordo perfettamente che riuscii a correre sotto i 22 minuti, un 5.000 per uno che non c'entra assolutamente niente con la corsa di endurance.
sono riuscito a riagguantare un po' di gente e a chiudere. Comunque mi ricordo che feci 1,9. La gara era abbastanza piatta, però 1,9 è un tempo, diciamo così, dignitoso. Lo ricordo perfettamente, perché poi il risultato per tanti anni, tu sai benissimo che nella Fitri hai il tuo storico. Quindi se vai a cercare le tue gare, tutti gli anni sono segnati con le gare, contrassegnate dalle gare che tu hai fatto. Con i parziali è tutto, Dario. Almeno era così. Certo. Adesso sono anni che non vado a vedere. E quindi questa cosa mi rimase impressa. Ma non ne volli più sapere niente per tutte le gare, insomma, che poi a seguire quella di Torre Tagrenitola della serie. Non, ragazzi, non mi dite niente, non voglio sapere nulla. A posto così. Però ogni anno mi sono sicura, ogni anno continuavo a pedalare, a fare gare di ciclismo, però ogni anno facevo una gara. Lei organizzava sempre il triathlon San Vito Lo Capo, quella gara io la facevo. Lei organizzava, anzi ancora prima di San Vito, organizzava il triathlon sprint Città di Erice qui a Trapani. E io ogni anno ero presente, quindi io dal 2002 al 2006 facevo una gara l'anno, non di più. Poi il resto lo dedicavo alle gare di ciclismo, anche a circuito, insomma mi ero un po' gasato con queste cose perché mi divertivano. Non primeggiavo, ma mi divertivo. Dal 2006 vinco i campionati regionali di categoria, di sprint, e da lì ho detto, sai che c'è Pietro, ma perché questa cosa non ci credi un attimino di più? Da lì ho iniziato a allenarmi più seriamente. Ma non con la serietà, diciamo, che mi ha contraddistinto quando facevo atletica e facevo il professionista, come lo facevano tutti quelli che avevano risultati come... E insomma, siamo arrivati ad oggi. Sono adesso, dal 2002, sono quasi 20 anni che comunque orbito nel mondo del triathlon. Ma quindi questi ultimi 20 anni poi li hai presi un po' troppo velocemente, perché ora dobbiamo andare un pochettino più dentro a tutto quanto. Innanzitutto vorrei che a un certo punto ci spiegassi come è arrivata. Questa ti faccio vedere una medaglia del 2016, ma in realtà è entrato nella tua testa, nel tuo cuore e nel cuore di tutti noi che l'abbiamo vissuto ben prima. Allora, ci racconti di Trapani Man 113? Certo, assolutamente. Allora, Trapani Man nasce nel corso, diciamo così, nella mia evoluzione da atleta, ma anche da persona curiosa. Io sono un curioso. E comincio a fare i mezzi Ironman in giro per l'Europa e capisco che il territorio dove io vivevo era un territorio adattissimo a fare questo, però da lì ci voleva una grande forza, grande coraggio e grande follia pure, perché comunque gli organizzatori, se c'è qualcuno, sicuramente ci sono gli organizzatori che mi stanno ascoltando, ci vuole anche un pizzico di follia, perché se tu vai a razionalizzare tutto quello che vai a realizzare, non fai niente. Non lo fai, perché comunque le responsabilità sono veramente, veramente notevoli. E poi, insomma, poi la gente fa presto a criticare, ma dietro ci sono delle realtà incredibili che solo noi organizzatori possiamo sapere. Ma non stiamo qua noi le responsabilità non si delegano, si prendono. Io mi sono sempre preso tutte le mie responsabilità e ho cercato di fare bene. Comunque, faccio Regensburg 2011, faccio l'Ironman di Regensburg 2011. E valuto tra me e me, ho valutato la possibilità di realizzare questa gara a Trapani. Comincio a scrivere, prendo appunti, mi guardo attorno, poi faccio Mergozzo, poi faccio, insomma, ho fatto un po' di gare in giro, ho visto un po' come l'organizzazione come avveniva. Ho rubato quella, così come abbiamo fatto sempre tutti nella vita, giusto? C'è stato sempre chi ha fatto da apripista e poi gli altri sono andati. Ho parlato con l'amministrazione trapanese per vedere se mi davano un supporto economico. Non me ne hanno mai dato, sto parlando dell'amministrazione di Trapani, però mi davano sostegno in altri modi, no? Ti davano la location, no? Non pagavi magari solo pubblico, trovavi l'associazione di volontari, perché devi assolutamente ammortizzare le spese. Non sai quanta gente, perché le spese sono sempre quelle, però non sai quanta gente verrà a fare la tua gara. Certo. Devi partire con un prezzo di lancio per quanto riguarda l'iscrizione non eccessivo, deve essere magari più abbordabile. Poi in Sicilia in pratica mezzi Ironman non se ne facevano,
c'era stato Mario Lombardo, il nostro presidente, che aveva fatto una aveva avuto il coraggio di fare una gara, nel senso buono, il coraggio, nel senso buono, l'audacia di fare questo mezzo Ironman a Lipari, ma insomma la gara non ha avuto grandi riscontri in termini numerici. Ero così, ero col cuore piccolo, ho detto ma io questa cosa la faccio, non la faccio, sai che c'è, mi butto, mi sono interfacciato con Massimo Belotti, che saluto, che sicuramente è collegato qui in linea, io ho due grandi amici, in verità ho due grandissimi amici che sono Massimo Belotti e Matteo Novazzi. Siamo, per caso è lui? Sì, sì, con Matteo. Siamo veramente grandissimi amici con Matteo, gran persona come Massimo Belotti, persone che veramente porto nel mio cuore sempre e con i quali ho condiviso praticamente tutto quello che ho fatto a livello di organizzazione. Poi tra l'altro hanno preso parte mi hanno dato sempre una mano d'aiuto, hanno preso parte alle mie gare, Matteo ha vinto la mia gara, Massimo mi ha dato grande sostegno anche morale, cioè sostegno, voglio dire, quello umano, che è quello che è più importante, non è semplicemente il sostegno, voglio dire, ti aiuto a fare una cosa, quello lo può fare chiunque, ma il sostegno umano è la sedia. Pietro, credici, falla questa cosa, realizzala. Devo dire che queste persone mi hanno aiutato tantissimo. Mi lancio e realizzo questo primo Trapani Man. Iscritti 67, pochissimi. Però la gara ha avuto, diciamo, un buon, cioè, ci sono state poche critiche, è stata apprezzata. Mi ricordo allora feci i body, diedi i body, ma tu ti immagini una gara di triathlon dove dai i body, ma chi lo fa? Queste cose non si sono mai sentite, proprio da pazzo. Ho speso cioè, ci ho rimesso veramente tanto. Però è stato un investimento che mi ha dato possibilità, ripeto, di essere poi apprezzato come persona, perché il lato umano per me è quello che è la cosa più importante, e torno a dirlo sempre. 2002 faccio questa prima gara, viene Sebastian Pedraza, vince Pedraza, quindi comunque nomi di rilievo, poche persone, ma persone, voglio dire, che in Italia, voglio dire, lasciavano sempre il loro segno quando andavano a gareggiare. Ok? Vince Sebastian, Pedraza, adesso non ricordo comunque il secondo, comunque tanta gente importante. Quindi, 2012 mi serve per lanciare il Trapani Man. Contestualmente facevo sia il mezzo, diciamo, la distanza sul mezzo Ironman, ma anche il super sprint. Quindi, mentre gli atleti erano fuori, erano, diciamo così, in giro in bicicletta, facevano la frazione, di bike, utilizzavo di nuovo gli stessi spazi, d'acqua sicuramente, la stessa zona cambio. E parte il lungomare di Trapani, che si presta perfettamente per fare il triathlon, per fare il super sprint. Quindi ho avvicinato tanta gente, diciamo, chi a provare per la prima volta, chi a conoscere la distanza del mezzo, che è una distanza che ancora in Sicilia non si conosceva molto. I trapanesi, tantissima gente che faceva sport, vede questa gara, si innamora di questa disciplina. E l'anno successivo mi ritrovo più di 200 iscritti a fare la gara e tantissima gente anche locale. Quindi io sono stato un po', diciamo così, a portare il, a fare, a, sono stato quello che ha fatto un po', conoscere in giro il triathlon nel trapanese. Ma il vero antesignano è stato Leovona, che è stato il primo a iniziare con le gare di triathlon, e lui da atleta. Io invece ho dato la possibilità a tutti, col Trapani Mene, che è stata, voglio dire, ho dovuto chiudere necessariamente una città. Chiunque è stato costretto a vedere quella gara, ok? E ha avuto notevole successo, è piaciuta tantissimo, giornate spettacolari, siamo nell'aprile del 2012. 2013 stessa cosa, ma questa volta con 200 partecipanti e una sessantina di atleti che hanno fatto il super sprint. Fantastico, gara di rank, vince Matteo Novazzi, Giovinali arriva secondo, Pedraza terzo, Emanuele Sciotti, insomma tantissimi nomi di gente famosissima nel mondo del triathlon, gente che davvero in continuazione fa parlare di sé. Questa gara diventa famosa, però purtroppo nel 2014 Trapani, l'amministrazione trapanese non mi sostiene più, ma neanche dal punto di vista, come location, non, cioè, sono
sono stati fatti veramente discorsi stupidissimi, scusa se mi permetto di utilizzare questo termine, però non mi hanno dato supporto laddove invece mi dovevano sostenere, e scelgo come location San Vitolo Capo, dove l'amministrazione mi accoglie a braccia aperte e mi sostiene economicamente, perché bisogna dirlo, con un supporto economico, e mi dà la location completamente a disposizione. Wow. 2014 ci sei tu, Dario, a fare da speaker. Ecco. Vince Daniel Fontana, quindi alla gara continuano ad arrivare nomi famosi. Free Zone scende, mi ricordo, con almeno 30 atleti, insomma, gente da tutta Italia, dalla Sardegna. Insomma, facciamo due gare, facciamo questa volta lo sprint e il mezzo. Lo sprint 150 partecipanti, il mezzo più di 200 partecipanti, quindi i numeri continuano a crescere. Quindi, bella edizione, ma sicuramente non bella, non voglio adesso fare grosse differenze o grossi termini paragoni, ma Trapani si presta decisamente di più a questo tipo di... San Vito è un attimino più dispersiva, e poi ci sono delle criticità oggettive che io sicuramente non potevo risolvere. Trapani invece mi poteva aiutare a risolverle. E da lì fino al 2018, dove chiudo, faccio il mio ultimo anno di Trapani Man, ahimè a malincuore, ma sono successe delle cose che non sto qui ad elencare, perché sono cose che attualmente ancora mi fanno male e mi dispiacciono tantissimo, ma sono delle cose che non hanno funzionato nell'ambito regionale della Federazione Italiana Triathlon. Si poteva agire in maniera diversa. Non sto facendo polemica, non sto criticando nessuno, anzi sono uno che recita sempre il mio culpa e mi piglio le mie responsabilità e le mie colpe, ma questa gara doveva continuare ad esistere. Il rammarico c'è da parte di tutti noi, chiaramente, perché era una gara... Sì, perché è una gara che ancora adesso, quando la gente mi incontra, mi dice, anche grazie alla mia intuizione, Dario, veramente, tantissima gente in Sicilia deve dare atto a questo mio atto di coraggio, no? Perché da lì poi in Sicilia orientale è nato il Triacre Triathlon. Adesso ragazzi del trio, adesso non ricordo, stanno facendo sciacca. Ma tutto quello nasce però da Trapani Man, tutto quello nasce da Trapani Man. E tantissima gente che non conosceva il triathlon, no? Si è innamorata del mezzo Ironman, dalla distanza media, e da lì tantissima gente si è avvicinata, si è tesserata, ha cominciato a praticare il triathlon e attualmente è ancora in attività. Quindi. Tra l'altro anche perché proprio la distanza del medio è la distanza, diciamo, che permette all'atleta di divertirsi con una distanza lunga, ma di non, diciamo, arrivare a quello che per alcuni è un po' un eccesso, che è l'Ironman. E volevo arrivare proprio a questo, dico eccesso nel senso che chiaramente per preparare un Ironman bisogna dedicare tante ore e si sa che la gara è parecchio impegnativa dal punto di vista delle risorse fisiche e mentali. Ci parlavi prima di Regensburg, allora vorrei che ci raccontassi un pochettino com'è stata quella tua esperienza nel primo Ironman, come mai avevi scelto quello e adesso qual è la tua distanza, diciamo, preferita nel triathlon. Allora Dario, il Regensburg è una scelta, non è una scelta, è una scelta condivisa, perché è una scelta che nasce assieme a Massimo Belotti e al gruppo Free Zone. Okay. Infatti io sono, quindi parto io perché mi ha coinvolto Massimo, in realtà parto con Massimo, Massimo Belotti, Michele, scusa adesso sistemo un po' la telecamera, parto assieme a Massimo Belotti, io prendo un volo per Brescia, mi riunisco a loro e in camper partiamo assieme a Michele Boglioni, che non so se ancora Michele se ci sta ascoltando, se è in attività, partiamo col suo camper e con Bruno Fizzico, che era pure un triatleta della Free Zone, adesso una nostra amica, adesso non ricordo il nome, insomma, partiamo, facciamo un po' questa prima uscita su questa distanza, ma sono loro in realtà scelgono Regensburg, io mi accodo. Partiamo in camper e comincia questo viaggio lunghissimo per raggiungere la Germania. Vuoi conoscere i dettagli, Dario? Vorrei che ci raccontassi quello che è stata per te la tua gara, nel senso, un Ironman, il primo Ironman ha mille cose ti porti dentro di te, però per te che cosa ha significato portare a termine quella gara e che cosa significa per te adesso questa distanza?
Allora, sicuramente la prima volta che fai un Ironman, cioè secondo me se affronti un Ironman, un po' una vena di follia la devi avere, perché non è così. Sì, se fai Assolutamente, razionalizzare sono tutto, d'accordo. sì, no, se devi razionalizzare tutto, queste cose non le fai. Ok, ci siamo su questo. Però, onestamente, parliamo di 10 anni fa, mi ero un attimino preparato. Io non sono uno che fa lavori lunghi, sono stanco di allenarmi tanto. Preferisco fare sicuramente lavori un attimino più corti, anche più frequenti. Però un po' di volumi li ho dovuti fare perché non sapevo a cosa andavo incontro. Questo è Certo. normale. Questo è normale. Mi ricordo una cosa. Allora, non so, adesso non è più così, però allora si partiva tutti insieme, no? Quindi la partenza è stata da questo lago artificiale, vicino a Regensburg, ma in realtà non eravamo a Regensburg, ma un pochettino distanti. Poi la gara, si svolge, nell'Interland, di questo posto per raggiungere poi Regensburg, dove vai a fare la La maratona, no? maratona, sì. Siamo partiti, io mi ricordo, una tensione incredibile, lo speaker diceva 1 minute to go, questo 1 minute to go che mi è rimasto dentro per tanti anni, questa cosa, sto cuore che esplode, sei preso un po', hai tensione, un misto di tensione e paura. Io mi ricordo che mi buttai in acqua e siccome non avevo neanche lontanamente pensato a riscaldarmi perché avevo paura di consumare anche pensavo che la più piccola energia mi potesse servire. Mi ricordo Ok. che mi buttai, ma a seguire a me migliaia di persone e siccome il fondale era troppo alto, rimasi sotto e vedevo passare sulla mia testa gli atleti e io non riuscivo ad emergere, però riuscii a mantenermi calmo e poi è una mia caratteristica questo qua. Quando gareggio, Dario, io vado completamente cioè, è difficile che io ricordi quello che ho fatto completamente. Io dimentico tutto. Ci sono tantissimi atleti che a fine gara ricordano esattamente ogni cosa che hanno fatto, ogni centimetro, ogni bracciata. Io non ricordo niente. Vado completamente c'è un termine adesso tecnico che mi manca in questo momento. Comunque, ricordo soltanto che chiuso in 1 ora e 6, quindi ho fatto come si dice, Il la mia tuo buona massimo, figura. certo. Sì, la mia buona. Avevo una bicicletta tradizionale, quindi non avevo una bicicletta da crono, non avevo assolutamente niente. Temperatura esterna 15 gradi, tutto sotto la pioggia, 2000 metri di dislivello, una gara durissima. 6 minuti di penalty box perché mi ricordo che avevo la telecamera. Io avevo la telecamera sulla bicicletta perché volevo portare un ricordo tangibile di quello che stavo Certo. facendo, stavo vivendo. I giudici mi fermarono, mi diedero 6 minuti, mi tolsero la telecamera che io poi ho trovato nella mia busta quando ho finito la gara. Ho Ok. chiuso in 6 ore circa. Mi ricordo che tantissima gente si è ritirata perché veramente c'era un freddo, le mani non le sentivi più, piedi congelati. Sono cose che gente come noi che vive a 40 gradi, Dario, trovarti catapultato il 17 agosto del 2011 in una condizione del genere, deve avere una gran testa, una gran voglia di andarti a prendere quella finish line, perché se no viceversa, e questo un po' caratterizza un po' tutta la gente come noi che fa Ironman. Tu hai fatto Lanzarote, Dario, quindi parliamo di ancora di estremizzazione della fatica, è giusto? Comunque una buona frazione in bicicletta, poi mi ricordo che scesi, trovi una temperatura ideale per correre perché quando corri a 15-16 gradi la temperatura è perfetta. Se tu vieni da 35 gradi, perché in agosto da noi ci sono 35-40 gradi, e tu sai di che cosa stiamo parlando. E ho chiuso in 4 ore la maratona, quindi sono riuscito a correre. E io quello che ricordo come emozioni, come sensazioni, la vicinanza del pubblico che con la sua energia, incitandoti, ti solleva da terra. Tu sei letteralmente sollevato, corri 42 km perché sono sempre 4 giri da 10 km e mezzo, sollevato da terra con il tifo dei sostenitori, perché poi alla fine è gente, sono addetti ai lavori, oppure gente che vive, voglio dire, in quella comunità, no? Che poi si Certo. avvicina, poi capisce, ti sostiene.
è la gioia, è un misto, anzi una gioia infinita quando fai gli ultimi, fai la finish line, voglio dire, vai a fare gli ultimi 200-300 metri, devi andare a tagliare il traguardo, dove piangi, ridi, salti, cioè non capisci più niente, non capisci più niente. C'è un arrivo mio a Kalmar dove io mi sono messo a ballare come un pazzo, ma questo un po' mi caratterizza perché sono un po' pazzerello da questo punto di vista, ho bisogno di esternare la mia gioia, la mia felicità. Sono una persona da questo punto di vista incontenibile, magari esagero a volte e chiedo scusa, però non è un modo di apparire, è solo un modo di essere, di vivere. Ascolta, la mia vita la vivo così. Ci piace Pietro come sei, assolutamente. Grazie Dario. Abbiamo ancora 10 minuti perché voglio rimanere nella nostra oretta, non ti voglio tenere di più perché poi chiaramente è ora di cena e ognuno si gode la serata. Però vorrei che ci parlassi di altre due tue grandi passioni. Allora, prendo lo spunto con due foto. Ti faccio vedere la prima foto, che ovviamente sono andato a recuperare io di nascosto dalla tua pagina. Ce ne sono tante di tue foto come allenatore, come coach, come trascinatore, come motivatore. Mi piaceva in particolare questa perché dà anche un po' l'emblema della tua vitalità. Però vorrei che, al di là della foto, dell'immagine, e qui ti ritrae appunto come si dice, allenatore di Zumba, no? Come istruttore. Istruttore di Zumba, sì. Però tu, come istruttore, come allenatore, hai spaziato a 360 gradi e spazi a 360 gradi nella preparazione fisica di vari sport, di vari metodi per stare bene. Come ti nasce questa voglia di trasferire appunto, di far capire quanto lo sport faccia bene anche agli altri? Ma bisogna essere poi anche capaci di farlo. Come è nata in te questa voglia e come la vivi tutti i giorni? Bella domanda Dario, bella domanda. Ma se dovessi io dare una spiegazione a tutto quello che faccio, io con difficoltà, non vivo di entusiasmo, però attenzione Dario, non vivo di entusiasmi, ok? C'è okay. Gente che ha, ok, non so se sono stato chiaro, quello che ho sempre fatto nella mia vita è stato ponderato, scelto, e avendo fatto l'imprenditore nel fitness ho dovuto necessariamente fare delle scelte anche commerciali, ok? Certo. Se io ho scelto di fare per 5-6 anni l'istruttore di Zumba, voglio dire, è perché la Zumba in quel periodo andava fortissimo, certo. Ok? Quindi ho deciso di fare corsi Zin, diventare istruttore Zin, che diciamo così è, perché devi entrare in un giro, in un network, devi rispettare delle regole, insomma, certo. Queste cose hanno dei tecnicismi che non sto qui, però ripeto, io non vivo di entusiasmi, non vorrei che passasse un messaggio sbagliato, io faccio tutto con entusiasmo, ma non vivo di entusiasmi, quindi l'ho fatto per delle scelte precise, poi se quello che faccio mi riesce così bene perché riesco a trasmetterlo, quello è, devo ringraziare soltanto il Padre Eterno che mi ha dato questa possibilità di essere così, ma io non è un'ostentazione, io sono così e basta, non posso razionalizzare, non posso darti una risposta, voglio dire, è un fatto mio, un fatto caratteriale, non c'è altro dietro. Non costruisco assolutamente nulla, neanche nelle risposte che ti sto dando in questo momento. Non mi sono preparato. Anzi, io sono una persona di pancia, cioè tutto quello che faccio lo faccio di pancia e spesso sbaglio, Dario, perché spesso si sbaglia. Però io penso che la pancia salverà un po' il mondo, perché in questo momento particolare, dove si pensa troppo, si razionalizza troppo, e si danno a tutto c'è una risposta, io invece penso che talvolta la pancia, tutto quello che si fa istintivamente, diciamo così, seguendo il bene, seguendo l'amore, sicuramente trova delle risposte e degli esiti positivi. E sai, quindi, che questa è la mia risposta. La cosa che penso anch'io. Spero che sia una buona risposta, ma è in realtà quello che sono io, quello che... Però Pietro, ti voglio chiedere ancora di più su questo aspetto, ti voglio chiedere anche il rapporto con i tuoi ragazzi, con le persone che segui, che tipo di rapporto riesci a instaurare? Tu che appunto sei una persona assolutamente esuberante, vivace, capace di trasmettere entusiasmo, evidentemente chi viene da te, chi segue i tuoi corsi, chi vuole essere allenato da te,
lo percepisce questa... Sì, perché io sono molto rigido, allora io sono autorevole, cioè non sono una persona assolutamente sono autorevole, cioè nel senso che magari cioè sono un po' duretto quando alleno una persona. Se una persona viene da me, per esempio, perché deve fare un concorso, no? Si sta preparando per un concorso militare, io sono lì, lo seguo, gli do una strada che deve assolutamente, degli allenamenti deve seguire e deve essere assolutamente serio. Quindi in quei momenti io ho tutta quella che è la parte, diciamo così, più allegra, sì? Un attimino scompare. Ok. Entra magari un po' il militare che c'è in me, perché insomma, avendo fatto 15 anni con una divisa, ti impone delle regole, quindi riesco a discernere io le situazioni. E comunque devo dire, i ragazzi hanno capito perfettamente come sono fatto io e non sgarrano di una virgola, cioè mi stimano, mi rispettano, sanno perfettamente quali sono i momenti per entrare in confidenza con me, e sanno perfettamente quali sono i momenti per non scherzare con me. Però è un click, no? Io faccio un click, evidentemente qualcosa nella mia faccia cambia, allora arriva questo messaggio e si allineano perfettamente. Io per tanti anni ho insegnato funzionale, avevo un box dove insegnavo funzionale, quindi gli allenamenti funzionali sono allenamenti assolutamente rispettabilissimi e rigidissimi. In quei 40 minuti dove c'era quel VOD, la gente era allineata e coperta perfettamente. Al 41esimo minuto finiva tutto e cominciava, cioè veniva fuori un altro Pietro, che ho sempre utilizzato un po' il bastone e la carota da questo punto di vista. Sappi che uno dei desideri che vogliamo realizzare io e Francesca è fare un WOD con te che ci alleni. Quindi sappilo che con grande piacere ci dobbiamo organizzare. Con grande piacere, Dario. Sto cercando vediamo, di reinventarmi da questo punto di vista, perché il lockdown e quelle restrizioni che ci sono state, con le chiusure che ci hanno imposto, mi ha allontanato da questo mondo. Adesso sembra che tutto si sta un attimino riaprendo, speriamo il prima possibile, e che finisca tutto il prima possibile, insomma, in maniera tale da dare di nuovo, per riprenderci un po' tutte le nostre libertà. Dario, sai come la pensiamo alla stessa maniera, e sto soffrendo tantissimo io a questo punto. Allora, di vista, invece, vogliamo finire la nostra chiacchierata sempre parlando di una passione grande e non soffrendo, ma gioendo del fatto che il nostro Pietro è anche un cantante fenomenale, ragazzi. Io ho avuto l'opportunità grazie. di. Allora, gli richiedo scusa in diretta qui davanti a tutti e faccio una promessa solenne che mantengo e assolutamente ti E io me voglio la alla segno, prossima attenzione. edizione del Gala, qui lo dico in diretta, quindi mi sto, tra virgolette, sputtanando, uso un termine tecnico davanti al mio mondo, al nostro mondo. Al prossimo Gala del Triathlon il nostro caro Pietro verrà a farci una canzone meravigliosa che sceglierà lui. E colgo l'occasione poi anche per far vedere questa bellissima foto, perché avrebbe già dovuto qualche gala fa venire a cantare, e qua lo vediamo insomma nella gara del Con triathlon nel suo Cassani, con mondo Davide, sì. col mitico Davide Cassani. E vorrei, Pietro, che ci raccontassi di questa tua passione, che insomma c'è qualche legame Devo anche con lo sport. dire Come la ti ci verità, devo trovi? dire la verità, ti devo raccontare tutta la verità allora a questo punto. Allora, Vai. se io fossi un atleta, cioè, voglio dire, se io, diciamo così, devo trovare allora, il mio grande desiderio sarebbe stato quello di diventare un grandissimo cantante, perché ritengo che anche lì, diciamo, il buon Dio è stato molto generoso con te, con me, mi ha dato delle doti che mi riconoscono tutti quelli del settore musica qui in zona, hanno sempre riconosciuto. Infatti per anni ho scritto anche canzoni, ho cantato dappertutto, ho fatto di tutto da questo punto di vista. Io sicuramente avevo delle doti molto più importanti rispetto alle doti che poi alla fine mi sono ritrovato a condividere con voi, che sono le doti legate allo sport. Io sono convinto, in un momento storico differente, con tutti questi talenti che ci sono in questo momento, i tempi erano diversi allora, sicuramente avrei provato a mettermi un attimino in gioco e sicuramente sarei riuscito a diventare qualcuno e a fare qualcosa di importante, cosa che non sono riuscito in parte nello sport, perché insomma poi avevo i miei limiti, ma dal punto di vista musicale, secondo me, i limiti erano un attimino più, molto più spostati in avanti. Allora, Sì, lo io devo lo dire, è una conosco. cosa che io.
Certo. Io lo conosco già, conosco già la risposta, però vogliamo sapere cantante preferito e poi canzone preferita anche di altri cantanti in generale. Via. Allora, mi ispiro moltissimo a Massimo Ranieri. Diciamo sì, a Massimo Ranieri mi ispiro tantissimo, immensamente come cantautori e interpreti. Mi piacciono tantissimo Marco Mengoni, mi piace tantissimo Renga, insomma, gente che ha tanta voce. Ecco, Esatto. io ritengo di avere una voce discreta, riuscire ad arrivare laddove molti non riescono ad arrivare. Le persone ragazzi, artistiche fanno un po' la differenza. vi dico altro che discreta, comunque, perché è anche molto modesto il nostro caro Pietro. Pietro, allora, siamo in chiusura, però prima di chiudere, Oddio. ovviamente ci devi Speriamo di non parlare. aver annoiato nessuno, Dario. Speriamo di non aver annoiato nessuno. Speriamo veramente. Assolutamente. No, io so che tra poco parti per un viaggetto in un posto be Ah. bello a fare una cosa bella che ci piace tanto a noi Esatto. triatleti. Allora, affrontandolo sempre col sorriso e cercando di finire la gara con il sorriso, che è la cosa che a me importa di più, voglio dire senza tagliare il traguardo di colore viola, assolutamente, ma voglio tagliare ancora una volta, mi voglio mettere in gioco, voglio tagliare il traguardo, ripeto, e tornare a dire con il sorriso. Venerdì parto per Varsavia, vado a fare il 70.3 a Varsavia. Olè. E speriamo di trovare un tempo, un clima che mi si addice, ma mi hanno detto che voglio dire le temperature non sono proprio quelle che siciliane, Non diciamo sono quelle che proprio abbiamo in questo siciliano, momento. esatto. Parto con tre amici perché la condivisione è importantissima, che sono Oscar Tipa, Dino Maltese e Leonardo Buscaino, tutti amici carissimi di Trapani. Vado a condividere con loro questo bellissimo viaggio e voglio sottolineare una cosa, io ripeto e torno a dire, dalle gare, quello che mi porto dietro, quello che ci portiamo dietro, caro Dario. Faccio questa cosa che molti non l'ho mai sentita dire in giro, ma la dico a te, la dico volentieri a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quello che ci portiamo dietro dalle gare è il pre e il dopo gara. Perché negli anni quello che si ricorda non si ricorda la fatica, il risultato tecnico, no, si ricorda, ti ricordi quello che abbiamo fatto, ti ricordi quello che è successo, ti ricordi. Queste sono le cose importanti. È Certo, vero, Dario? assolutamente. Quindi Beh, condividere, torniamo. non partire mai da soli, non partire mai da soli perché. La condivisione è tutto, la condivisione con la propria compagna, la condivisione con la propria famiglia, la condivisione con i propri amici, la condivisione con la gente che orbita, che condivide la tua stessa passione, quindi gli amici triatleti. È importantissimo, quindi io mi sento di dare sempre questo consiglio, non partite mai assolutamente per andare a fare una gara da soli perché vi portate, quello che vi rimane dentro è molto, limitato, è limitativo. Cercate di partire sempre in gruppo perché quello che precede è quello che diciamo così, accade dopo che hai tagliato quella finish line che sicuramente è meravigliosa, è quello che ci rimane dentro nel cuore e Già. condivideremo sempre negli anni con i nostri amici. Ecco, questo è un messaggio che ritengo sia assolutamente vero. Allora, che dire, Pietro mio, io ti ringrazio perché abbiamo fatto Dario mio, una chiacchierata Dario mio, strepitosa. Ci sono grazie, tanti grazie, grazie a amici tutti anche quelli che ci hanno famosi che sono seguiti, grazie a arrivati. tutti. E che dire, tanto ci rivediamo sicuramente presto. Quindi io ti mando un grande Assolutamente. abbraccio e un Grazie mille e in bocca al abbraccio lupo per alla tutto bellissima quello che è Sicilia. la tua passione. Grazie Grazie. Dario e in bocca al lupo per tutto. Grazie per avermi invitato. Grazie a tutti gli amici ascoltatori. A Ciao ciao. prestissimo, ciao Pietro. A prestissimo, un abbraccio. Allora, ragazzi, wow, Pietro, veramente fantastico. Abbiamo fatto una carrellata, abbiamo parlato della grande atletica, abbiamo parlato del triathlon, ovviamente di Trapani, ma anche è stato purtroppo parliamo al passato. Magari che ci auguriamo che possano esserci le condizioni in un futuro prossimo per ritornare anche a parlarne al presente di questa meravigliosa gara che appunto ha organizzato per tanti anni Pietro. E abbiamo parlato poi anche di una passione così fantastica come quella per la musica. Insomma, abbiamo davvero spaziato. Vi avevo detto che Pietro era una persona speciale che porto nel cuore insieme con mia moglie Francesca e quindi così credo proprio sia stato. Ovviamente. Attendo i vostri commenti e le vostre proposte anche per i prossimi ospiti, anche se abbiamo già una scaletta e un palinsesto già tutto predisposto anche per il mese di settembre. Ovviamente vi svelerò solo nei prossimi giorni quello che sarà l'ospite della prossima serata.
E vi ricordo che fra domani abbiamo già un altro appuntamento, un appuntamento più tecnico con il briefing che faremo online insieme con Marco Tarabelli per quanto riguarda la gara di Civitanova Triathlon, a cui sarò presente sin dal sabato. Sabato pomeriggio avremo la possibilità di vivere insieme con gli amici di Triathlon Solidale, Più Giri Più Vivi, Sara e Mauro, che stanno facendo qualcosa di eccezionale. Andate sul sito triathlonsolidale.it.com per seguire tutta questa incredibile impresa. E dopo che avremo fatto con loro una triathlon solidale vero e proprio, in tardo pomeriggio avremo l'onore e il piacere di avere con noi anche Justin Matera, e avrò il piacere di moderare un incontro in cui lei presenterà il suo libro. E ovviamente domenica ci sarà il Triathlon Sprint, la seconda edizione di questo Triathlon Sprint di Civitanova. Dunque domani appuntamento in diretta, ripeto, alle 19 con Marco per spiegare il briefing. Tanti altri appuntamenti per questo incredibile mese di settembre con il grande triathlon ci aspettano, ovviamente tutti i giorni su mondotriathlon.it, mentre invece per rivedere le 169 puntate precedenti e questa che è la 170esima, è un gran bel numero direi, dovete andare sempre sulla pagina ufficiale. La pagina ufficiale è mondotriathlon.it/passione, trovate tutte quante le interviste in versione video e anche in versione podcast. Il podcast lo potete ascoltare anche andando sulla vostra applicazione preferita, che può essere Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, quello che volete, ce ne sono un'infinità. Voi digitate Passione Triathlon, Mondo Triathlon, Daddo e quello che volete, insomma, vi vengono fuori la lista completa di tutte le puntate, scegliete l'ospite che più vi aggrada ascoltare e magari mentre vi state allenando o in qualsiasi momento della giornata potete appunto gustarvi una bella chiacchierata con i nostri fantastici ospiti. Direi che vi ho detto tutto, vi ringrazio come al solito, ringrazio anche gli amici che hanno scritto che ci mancavate davvero anche a me, insomma è stato bello riprendere, ribadisco che per questo mese di settembre, visto i tantissimi impegni e le tante dirette che faremo anche per altre situazioni, ci sarà una unica intervista alla settimana, poi nel corso dei prossimi mesi riprenderemo a aumentare il numero delle interviste perché gli appassionati di triathlon sono tantissimi e il cuore del triathlon batte sempre fortissimo. Direi dunque che ci siamo detti tutto, io vi ringrazio ancora per aver seguito e come al solito da Docciaio Triamo vi voglio bene, buona serata e buona cena. Ciao amici.